si vede chi è primo, è dopo quando è quello un amore fa, madonna pulita, e com'è? È primo sotto la pure. La vecchiaia ancora, ci affaccio io in mattina, no, ma non sono discorsi da fare questi, via. No, ma io faccio per dire, si fa come va tutto in noi, e poi bisogna essere realisti, sono tutto 80 anni queste che qualcuno mi sembra partire. Intanto però Berlusconi dice che i figlioli sono perseguitati come gli ebrei sotto Hitler. Bisognerebbe farglielo provare. Don Berlusconi, i figlioli Berlusconi sono perseguitati come gli ebrei. Buongiorno. Si parlava di Berlusconi. Che argomento. Si parlava di Berlusconi e che ha paragonato i figli che sono perseguitati come gli ebrei. L'ha detto in trasmissione, poi ha ritrattato. Ha detto, ma me stai prendendo? Sì, Arezzo Notizie. Sì, a noi siamo fatti anche le fotografie, guarda. E poi se ne è pentito, no, chiaramente ha ritardato, senz'altro. E lui ci tratta tutto. Come dice pure Buongiorno, poi ritratta. C'hanno tutti i coglioni. Non sono tutti uguali. Come lui c'è nessuno. Ah beh, sì, insomma. Quella canzone, come te non c'è nessuno. Comunque speriamo che ancora ci dia un po' di pensione. Buona. Allora, ciao Alfredo, ciao. Buongiorno. Quando uno fa quella conquista che ti dice sono tutti uguali, è bello, è finito il gioco, no? Allora smetti di parlare. Lo cacate con un elemento quella mela lì, per l'amore di Dio. Cosa? Lo cacate con un elemento. Perché mi cacchi fare politica con loro? Porta il cappello, il bello figlio, Non fanno mai politica. Non vedo rispondere in quella maniera, per non sono diverso. Ma laggiù ce ne diversi, Lo sincerissimo laggiù che gioco con te. Forse è colpa il paese. Ma le primarie del PD che ha? Come le state seguendo? C'è stata un po' di confusione con le teste? Va bene, purtroppo è così, però è tutto regolare. Ora hanno smesso di, hanno chiuso la campagna elettorale, hanno chiuso la campagna tesseramento, cioè le teste allora non si fanno più. Che hanno fatto e tutto tornare a un pace. Vieni, ordina. Facciamo le primarie del tavolino. Chi siete per Renzi, Civati o Cooperlo? Io voto Renzi, ma metà pon naso però, perché puzza un poco. Uno. Di cacchina. Sì. Due. Uguale. Lei. Siete voi. Uno solo d'orzo. Normale, basta. Normale. No, d'orzo. Tanto c'è da ordinare il caffè. Macchiati, quattro macchiati. Capito? No, ma no, per Renzi, come dice lui, il tappannato. Renzi. Se no mi piacerebbe. Renzi, ma non c'è fiacca. Mi piace. Renzi senza tapparmennare. Renziano convinto. Convinto. No, lui è sempre stato. Dalla prima ora. Ma io non mi tappo un naso perché è la persona migliore che c'è nella sinistra. Alla grande. Poi? Non lo so. Tapperò il naso della votazione. Ma tanto vota. A me piace Cooperlo come politico. Quest'altro è. Però c'è la cosa che gli va. E Popolino gli va, il politico non piace a Renzi, piace al Popolino che non si capisce niente nelle politiche, siccome lui dice contro Berlusconi, contro le qua, contro la gente. Piace, si sente che ha un fortino di vantaggio di tutti, vuol dire che piace alla gente, al popolo piace, ma è meglio così, che dica e che dica bene, tanto dica la Camera, e tanto al Senato.
perché tanto le leggi elettorali Sarama ci fa. Si ritorna a votare col Porcello? Forse no, non lo so, perché c'è la magistratura, c'è la Costituzione che dice di no, dobbiamo modificarla. Non lo so dopo, io non è che so profondo in materia. L'ultima domanda, parliamo di pallone, chi è più forte, Messi o Ronaldo? Questa è la domanda alla tecnici. Io no, te che scelta? Ma che pensi che ti pigli per a livello tecnico, considerando tutte le doti di un giocatore, è meglio Messi secondo me. Ronaldo è più forte, più potente fisicamente e anche bravo tecnicamente, ma Messi non lo raggiunge nessuno ora come ora. È il più forte di sempre? Anche di Maradona. Anche di Maradona. Anche, anche di Maradona, quel che fa Messi Maradona l'ha mai fatto. L'ha mai fatto Maradona.